Salve, mi chiamo Maria Iannicello e sono una giornalista indipendente. Questo è Informazione, il mio nuovo podcast. Qui affronto ogni lunedì e ogni venerdì temi di grande attualità, partendo dai dati, con uno sguardo lucido e libero. Buon ascolto. Questa è la terza puntata di Informazione. Ho parlato nella prima puntata di bassa natalità in Italia, individuando una serie di concause. La causa principale, a mio avviso, osservando i dati sul ricambio generazionale e quindi sul saldo naturale, che è attualmente negativo, è appunto l'instabilità e la paura. Tuttavia, questa instabilità e questa paura nasce in modo particolare dal fatto che le famiglie, le coppie, vengono lasciate sole quando hanno un figlio. Come ha affermato nella seconda puntata lo psicopedagogista Daniele Novara, non c'è un sistema di welfare efficace ed efficiente e le donne, lo dicono ancora i dati, sono costrette a fare una scelta tra il sogno di una vita coltivato sui banchi di scuola, e mi riferisco soprattutto alle donne che hanno un'istruzione superiore, e il desiderio più che legittimo di avere un bambino. Le due cose in paesi più civili come la Svezia, la Germania e l'Austria possono andare di pari passo. In Italia non è così. E quindi mi voglio avventurare da questa terza puntata in poi in un universo parallelo e spesso malvisto, sottaciuto, giudicato, che è quello della parità di genere. Un argomento che sto approfondendo dal 2008 su cultureculture.it. Partendo dai dati, ospiterò personalità nell'arco di queste puntate per fare il punto della situazione e trovare nuove soluzioni anche mediante la cultura, quindi le serie TV, i film, i libri. Oggi però mi voglio soffermare sui dati e partiamo dai dati sul lavoro femminile in Italia e anche nel Mezzogiorno. La fonte è l'Istat ed è un rapporto presentato a febbraio del 2020 alla Camera dei Deputati dalla dottoressa Linda Laura Sabatini. Ora partiamo da un dato positivo. Il divario di genere si è più che dimezzato in Italia. Si è passati dai 41,1 punti percentuali del 1977 a 18,1 punti percentuali del 2018. In proporzione in Italia cresce più l'occupazione femminile che quella maschile. Tuttavia, il divario di genere nei tassi di occupazione in Italia rimane tra i più alti d'Europa, circa 18 punti su una media europea di 10. Dai dati si evince poi che c'è una maggiore resilienza delle donne di fronte alle crisi che negli uomini. Ciò è causato sia per la diversa struttura occupazionale per settore, le donne sono più presenti nei servizi che sono meno colpiti dalla crisi, sia per le trasformazioni della componente femminile dal punto di vista della formazione. Vediamo che una nuova identità femminile si sta facendo strada, le donne vogliono realizzarsi su tutti i piani e il lavoro diventa un aspetto identitario fondamentale. Ovviamente sto parlando della emergenza Covid. Adesso si stanno verificando dei fenomeni che devono essere ancora ben compresi, ben capiti, messi su carta attraverso appunto anche la statistica. Dunque, devo dire che purtroppo permangono forti differenze territoriali. Nel 2018 nel Mezzogiorno solo il 32,2% delle donne tra i 15 e i 64 anni lavorava, 59,7% nel Nord, un valore inferiore alla media nazionale delle donne nel 1977. 2018, 32,2% delle donne meridionali. 1977, 33,5% delle donne, quindi addirittura nel mezzogiorno la percentuale è inferiore a quella del 1977.
Io credo che questi numeri vanno tenuti presente quando analizziamo le scelte politiche, perché sono questi numeri che ci definiscono, sono questi numeri che definiscono e fanno capire in che direzione va la politica, quando si parla di scuole, quando si parla di donne, quando si parla di emancipazione femminile nel paese, in Italia, ma anche di differenze dal punto di vista proprio dell'emancipazione femminile tra l'Italia e tra le varie zone d'Italia. Due fattori principali sostengono il cambiamento nella partecipazione delle donne al mercato del lavoro: il maggior livello di istruzione, le donne laureate sono superiori agli uomini laureati, per quanto riguarda appunto i giovani ovviamente, e cambiamento culturale nei confronti del lavoro. Nel 2018 il tasso di occupazione delle laureate è 75,3%, il gap di genere passa da circa 30 punti percentuali tra chi ha al massimo la licenza elementare a poco più di 8 punti di chi ha la laurea. Le giovani donne, come ho detto prima, hanno livelli di istruzione più elevati rispetto ai loro pari uomini, tuttavia si registrano grandi differenze a sfavore delle donne nei tassi di occupazione all'uscita dagli studi. Ci sono poi dei divari per quanto riguarda i settori, per esempio abbiamo visto che si vede in questo rapporto che i divari sono anche per motivi culturali, sono molto forti ancora diciamo nei posti pubblici, ma anche e soprattutto nel settore della sanità, dove le donne, per esempio, primario sono di gran lunga inferiori agli uomini. E crescono anche le donne in politica, e questo è un dato importante. Però quello che mi interessa sottolineare è la conciliazione dei tempi di vita, che è ancora una forte criticità del nostro paese. E quindi torniamo poi al discorso che abbiamo fatto, che ho fatto nella prima puntata per quanto riguarda la bassa natalità. La presenza di figli rappresenta una forte criticità in termini di tassi di occupazione femminili. L'11,1% delle donne che ha avuto almeno un figlio nella vita non ha mai lavorato per prendersi cura dei figli. Un valore decisamente superiore alla media europea. La media europea è del 3,7%, cioè contro l'11,1% delle italiane. E poi c'è la criticità del mezzogiorno. Nel mezzogiorno si arriva a una donna su 5. E in questa stessa area del paese si registra anche la quota più alta di donne che dichiarano di non lavorare anche per motivi diversi. Nel mezzogiorno le donne si prendono cura di più degli anziani, dei genitori o dei suoceri anziani. Stiamo parlando del 12,1% di donne che dichiarano di non lavorare anche per altri motivi, non per i figli, rispetto al 6,3% della media italiana e al 4,2% della media europea. La partecipazione delle donne al mondo del lavoro è molto legata a cariche familiari. Il tasso di occupazione delle madri è più basso di quello delle donne senza figli. Nel 2018 è aumentato lo svantaggio delle donne dai 25 ai 49 anni con figli in età prescolare rispetto alle donne senza figli. Il rapporto tra i tassi di occupazione dei due gruppi è pari a 73,8 e si è ridotto rispetto al 2017 di 1,7 punti percentuali. Questo vuol dire che il tasso di occupazione delle madri è più basso del 26% di quello delle donne senza figli. Se confrontato con il 2015, anni in cui si è registrato il più alto valore del decennio, la riduzione è di 4 punti percentuali. Le giovani donne con figli piccoli sono le più penalizzate, meno 2,1 punti percentuali rispetto al 2017.
Il livello di istruzione ha un forte impatto nella mancata partecipazione delle donne con responsabilità familiari, con il gap rispetto alle donne senza figli che si riduce al crescere del titolo di studi. Il rapporto tra i due tassi sale dal 53,8% per le donne con al massimo la licenza media al 72,6% per le diplomate, fino ad arrivare al 90,2% per le laureate. Si delinea dunque un quadro molto eterogeneo, con il tasso di occupazione delle donne 25-49 anni con figli che varia da un minimo di 17,1% delle madri del mezzogiorno con basso titolo di studio a un massimo di 81,4% delle madri laureate che vivono al nord. La conciliazione dei tempi di lavoro con quelli di vita familiare risulta difficile per più di un terzo degli occupati, parliamo di uomini quanto di donne, 35,1%, che hanno responsabilità di cura nei confronti dei figli. Quasi la stessa proporzione di padri e madri di bambini sotto i 15 anni ha dichiarato che c'è almeno un aspetto nell'attuale lavoro che rende difficile conciliare la vita familiare e quella professionale, 34,6% e 35,9% rispettivamente, in particolare quando i figli sono più di uno, 36,8% dei genitori, o in età prescolare, 37,8%. Se padri e madri occupati riportano problemi di conciliazione in egual misura, sono soprattutto le donne ad aver modificato qualche aspetto della propria attività lavorativa per meglio combinare il lavoro con le esigenze di cura dei figli. Le principali modifiche apportate riguardano la riduzione o il cambiamento dell'orario di lavoro. Il 38,3% delle madri occupate ha dichiarato di aver apportato almeno una modifica, contro l'11,9% dei padri occupati. Percentuale che per le madri occupate di bambini tra 0 e 2 anni sale al 44,9%, mentre per i padri con i figli della stessa età, della stessa classe di età, è di poco inferiore al 13%. La nascita dei figli comporta anche interruzione nell'attività lavorativa delle donne. Considerando le donne non nubili di 25 anni e più, emerge che la quota di donne che hanno interrotto il lavoro in seguito alla nascita dei figli è pari all'11% nel caso ne abbia avuto uno solo, al 17% nel caso ne abbia avuti due e al 19% nel caso ne abbia avuti tre o più. L'analisi per classe di età mette in luce come la decisione di interrompere il lavoro riguardi sia le giovani sia le più anziane, con percentuali in alcuni casi più alte per le giovani. Ciò significa che le difficoltà di conciliazione dei tempi di vita non diminuiscono particolarmente nel tempo. D'altro canto, la disparità di genere riguarda anche la condivisione dei carichi familiari. Persiste infatti la tradizionale asimmetria nella ripartizione del lavoro familiare, sebbene in diminuzione. La percentuale del carico di lavoro familiare svolto dalla donna 25-44 anni sul totale del carico di lavoro familiare della coppia in cui entrambi i componenti sono occupati diminuisce dal 71,9% del 2008-2009 al 67% nel 2013-2014, ultimo dato disponibile. Peraltro, le donne presentano anche una maggiore quota di sovraccarico tra impegni lavorativi e familiari. Più della metà delle donne occupate, 54,1%, svolge oltre 60 ore settimanali di lavoro retribuito e o familiare, contro il 46,6% degli uomini. I donni e in particolare le nonne sono il pilastro del supporto delle lavoratrici madri con figli fino ai 10 anni. Nei casi in cui entrambi i genitori sono occupati, se ne prendono cura nel 60,4% dei casi, quando il bimbo più piccolo fino a 2 anni, nel 61,3% quando ha da 3 a 5 anni e nel 47,1% se è grande, valori che superano il 65% nel caso del mezzogiorno. Questa è la situazione al 2018 italiana per le donne. Ho cercato di fare un quadro quanto più esaustivo possibile, ma è difficile raccontarvi tutto in pochi minuti senza risultare prolissa e senza annoiarvi e senza tediarvi.
Partiamo da questi dati, partirò da questi dati, ma anche dai dati che mi arriveranno successivamente dall'Istat, ma dai dati che arrivano dallo Swimez, arrivano insomma da i vari istituti di statistica per l'anno 2019 e soprattutto per il 2020, che è l'anno cruciale, perché abbiamo visto che le donne che sono state costrette a lasciare il lavoro a causa dell'emergenza Covid sono numerosissime. Non vi riporto le percentuali, lo farò a brevissimo quando avrò dei dati un po' più corposi. Da questi dati, ma anche da altri dati, dunque partirò per intervistare delle personalità e per approfondire tematiche sempre di genere, perché questa è una finestra sull'attualità, ma è una finestra soprattutto sull'emancipazione femminile. Io vi ringrazio e vi rimando a venerdì, al prossimo appuntamento.